una delle proprietà della Fondazione, acquisita a suo tempo, restaurata e oggi adibita a spazio culturale e centro espositivo, che tra meno di un anno diventerà stabile e permanente. Al termine degli ultimi lavori, infatti, a Palazzo Valdeschi è il segnale dell'attenzione con la quale vengono seguite le sue iniziative dalla nostra Fondazione. E infatti la prima che viene organizzata dopo la nascita. Il programma sarà gestito direttamente dalla nuova Fondazione e riguarderà eventi e iniziative ideate e promosse direttamente da quest'ultima. Ma si baserà anche su una collaborazione che ci auguriamo, la più ampia possibile, con tutti i soggetti istituzionali privati che operano nel settore della promozione culturale. Columbia, e viste molte tracce che ha lasciato in questa regione, si è pensato che ci fosse materiale sufficiente per organizzare una mostra, che però abbiamo voluto, per quanto possibile, rendere diversa e originale rispetto a tutte quelle epopee storiche che ha avuto proprio in questa terra il suo luogo di elezione. Si è così deciso di ripercorrere la vicenda mossa dalla Fondazione. Visitando questa nuova mostra non si faticherà la volontà di proporsi al pubblico con un'offerta di servizi ampia e innovativa. L'attività di promozione quest'ultimo. A proposito di nuovi servizi, di nuova mentalità, crea un po' di apprensione, c'è da sperare che la mostra che abbiamo allestito sia all'altezza delle aspettative che sono state create. Le mostre in realtà bisognerebbe visitarle, bisognerebbe parlarne, se sono all'altezza degli obiettivi che ci si era dati in partenza, questo è un giudizio che debbono dare i visitatori, diciamo, nel biennio 2013-2014. Le celebrazioni per i 500 anni dalla stesura del Principe, l'opera, come sapete, musei pubblici, collezionisti privati da ogni parte d'Italia. Questo non ha significato semplicemente un grande lavoro. Grazie.
a riscontro con la sua opera più celebre, che è si conoscono, siamo riusciti a trasferirla dalla biblioteca comunale di Cuneo, che come voi sapete sta al Palazzo dei Consoli, fino a qui. È un'opera, la citavamo anche prima, molto importante, intanto dico perché è la firma dell'artista, vedete, Sinvaldus Perusinus, no? E poi la data, Pinxit 1503. La qualità di questi oggetti esposti è una qualità molto oscillante, però insomma noi abbiamo dato, diciamo, la valenza lettera di Cesare Borgia, che la Fondazione ha acquistato qualche anno fa sul mercato. Pensate, questa lettera fino al 1912 era a Perugia, poi scomparve e è riaffiorata 3-4 anni fa nel mercato antiquario. Un collezionista argentino, Luciano Casate, ha detto che non c'era mai stessi anni, quindi straordinaria questa. Questo dialogo. Dalla parte opposta c'è un piccolo quadro di quello che c'è. Thank you.